È entrato mille volte in quella stanza e si è seduto assorto allo scrittoio. Per anni si è chinato su quei fogli o si è sentito il ticchettio dei tasti. Troppi. E ora che silenzio, lei non può fare a meno di dare un lieve tocco alla porta e chiedere con un filo di voce: «Gradisci un caffè?»